ci sta riprendendo. Secondo me si sono dilatati i tempi e il giornale sulla carta ti tiene più compagnia che quello sul tablet o sul PC, anche perché poi viviamo davanti al PC. E una pausa sulla carta, secondo me, è piacevole. Silvia per la libreria è soprattutto una grande amica. È una persona che non si è mai negata, che ci ha sempre dato una mano, soprattutto per la presentazione dei libri. Abbiamo condiviso tanti momenti belli, soprattutto dopo le presentazioni, sì. Secondo me, vero? Sì. Finita la presentazione, io e lei potevamo dirci, ah, però ci è piaciuta la stessa cosa, oppure no. Oppure non ci è neanche piaciuta. Piaciuta, è successo. È successo anche sì, quello, sì. Beh, per fortuna, sì. Dai. Anche perché è quello che ti inorgoglisce di più, perché tenere l'attenzione delle persone che ti ascoltano quando c'è un bel libro, un bel personaggio, è facilissimo. Il bello è presentare una cosa noiosa, pallosa, che nessuno comprerà. Poi, sì, è vero, io faccio la giornalista, facevamo i conti prima da oltre 30 anni, quindi scrivo perché è il mio mestiere, però scrivo anche perché mi diverto, mi piace molto scrivere, e allora sì, probabilmente anche nel mio lavoro qualche volta qualche pezzo è stato apprezzato in modo particolare per come era stato scritto, al di là, insomma, dei contenuti e della correttezza. E quindi in questa libreria c'è tutto, si legge, si scrive, si incontrano le persone. Io lo ritengo veramente uno dei luoghi del cuore e non ho timore a raccontarvi che io dal 29 di febbraio non avevo superato i 200 metri intorno alla mia abitazione e la mia prima uscita libera non poteva che avere questa meta. Anche questa abitudine della distanza, del volto mezzo coperto. Io ripensavo alle battaglie sul burka e affini che abbiamo fatto, non io, ma che sono state fatte. E adesso all'improvviso è diventato non solo normale, ma sano, saggio, esempio di rispetto nei confronti, no, del tuo vicino. E quante cose sono state proprio rivoluzionate anche per noi, diciamolo, dai, noi mediterranei, italiani, non lo so, insomma, non abbracciarsi, cioè ti incontri e hai quell'attimo, no, di rigidezza. Ma io con la mia famiglia abbiamo vissuto un esordio terribile, abbiamo perso un familiare, l'abbiamo perso in queste condizioni tremende, per cui dal momento in cui viene messo in isolamento tu sei al buon cuore e alle possibilità di chi se ne occupa, perché perdi ogni contatto, fino a arrivare alla telefonata in cui ti comunicano il decesso, tutte le cose che aveva con sé vengono bruciate. E quello che avevo ritenuto così un rito dovuto, ma assolutamente civile, quello del funerale, quello dell'ultimo saluto, dell'accompagnarsi, no? E una volta che ti viene negato assume un senso di perdita mostruoso. E quei giorni in cui lui è stato lì da solo e speravamo che qualcuno gli dicesse che noi eravamo lì fuori, che sono forse il ricordo più brutto, più difficile da cancellare, di questo sono sicurissimo. Poi, se posso dire due cose divertenti, per esempio sono 22 anni che abito nella stessa casa, ho conosciuto i miei vicini di casa in questa occasione, che probabilmente per motivi di lavoro, orari, ci siamo sentiti di notte, ma non c'eravamo mai
incontrati. Adesso tutti a casa, ho conosciuto due persone anche molto simpatiche. Senza aver fatto riunioni condominiali. No, no, assolutamente, da terrazza a terrazza. Che Ecco, insomma, qualche scambio gentile devo dire che c'è stato c'è in stato. questi giorni, sì, anche. Ho scoperto un'altra ragazza che sta ancora più sotto nel palazzo dove viviamo e che passa da mangiare a un signore anziano che confinante tramite la rete e lei alla sera gli fa un piatto caldo, così perché questo signore anziano evidentemente sta bene perché dai, ci sono stati dei momenti che spero. Io penso che di qui usciremo come siamo entrati, onestamente. Però che qualcuno di noi ha sperimentato un alito di collaborazione, di generosità, io credo che sia successo e spero che almeno in pochi, ma in qualcuno possa funzionare. E comunque io che mi immaginavo il mondo, le intelligenze artificiali, come ci saremmo potuti confrontare, quali sarebbero stati i mezzi di trasporto, quali gli obiettivi. Trovo veramente curioso che finiremo con le mascherine, le cappe davanti e dovremo farlo ancora per molto tempo, e che il mondo non sarà quello che penso molti di noi immaginavano, non lo so. E volevo dirvi una cosa che penso meriti, ed è una parola per i bambini e per le mamme di questi bambini che credo abbiano sofferto moltissimo, abbiano fatto una fatica tremenda a stare in equilibrio tra spiegare cosa sta accadendo e non terrorizzare i loro bambini. E questo è stato un pensiero che mi ha accompagnato tante, tante volte. E forse dico un'assurdità, ma io ho un figlio che è un giovane uomo, però insomma ancora con i videogiochi, gioca molto volentieri. Credo che per molti dei post-adolescenti non sia stata una grande fatica questa. Questa quarantena. Non abbiano cambiato, sai, di moltissimo, a parte ovviamente la pesantezza di ciò che ti è vietato, che questo è chiaro. Però, insomma, i colloqui avvenivano anche prima, in chat, anche le lezioni universitarie, ho visto che si sono subito attrezzati ed è proseguito tutto. In realtà credo che per i bambini deve essere stato proprio Terribile. terribile. E io invece ho visto in fila in farmacia un bambino di 6-7 anni, apre lo sportello della macchina, scende saltando platealmente, dice: "Mamma, che figata all'aria aperta!"